profonda sul mercato il greggio, che a fine settimana soffre con un calo del 2,51%. Ancora in aumento le scorte petrolifere negli Stati Uniti, per la quarta settimana consecutiva, pari a 6,49 milioni di barili, oltre alle attese degli analisti. Settimana molto negativa per il carburante, che perde terreno, mostrando una discesa dell'1,58%. Le tensioni tra Arabia Saudita e Turchia e le prossime sanzioni iraniane potrebbero far salire il prezzo della benzina entro fine anno. Settimana decisamente positiva per il derivato sul gas, che ha terminato la settimana in rialzo del 2,70%. Le attese sono per un aumento dei prezzi, che potrebbe essere causato da una prima ondata di freddo negli USA nelle prossime settimane. Settimana fiacca per il derivato sul grano, che archivia l'ottava con un ribasso dello 0,53%. I prezzi del frumento proveniente dalla Russia sono in crescita, con risvolti positivi per l'export dell'Eurozona, vista anche l'offerta ridotta negli altri paesi mondiali. In forte ribasso il future sul mais, che chiude la settimana con un disastroso meno 1,81%. I prezzi del mais sono attesi in aumento, nonostante il Brasile avrà una crescita della produzione, nella stagione dal 2018 al 2019, di oltre il 12%, pari a 91 milioni di tonnellate. Settimana negativa per il derivato sui semi di soia, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,07%. Il miglioramento del tempo nel Midwest degli Stati Uniti e la riduzione delle esportazioni USA nelle ultime due settimane, propendono per nuovi spunti ribassisti dei prezzi nel breve periodo. Modesto guadagno per il metallo giallo, che avanza di poco a più 0,63%. Le ricoperture delle posizioni short da parte dei fondi speculativi potrebbero fare correggere i prezzi del metallo giallo in area $1,250 l'oncia. Chiusura negativa per il platino, che termina la settimana con un ribasso dello 0,78%. Le quotazioni del platino correggono al rialzo, in scia allo spunto rialzista delle quotazioni dell'oro negli ultimi giorni.